cerchiamo di affrontare una squadra che ha fatto più punti di noi, che è forte, insomma, è una squadra di vertice, ha giocatori importanti, però soprattutto una squadra fresca in questo momento, che ha un buon passo, un buon approccio sulla partita, una squadra abbastanza veloce, seppur tecnica, che c'ha anche una discreta corsa, quindi in questo momento è una squadra difficile giocarci contro. Scelte importanti finora, hai premiato alcuni elementi che avevano trovato poco spazio a discapito di alcuni che invece erano dei punti fermi. Continuità con l'Avezzano? Ora io sto facendo delle scelte perché purtroppo sono costretto a farle, perché è così. Sto facendo queste scelte solo per il fatto che credo che questa squadra in questo momento abbia bisogno un po' più di corse, di dinamicità, a discapito magari della tecnica, che poi è quella fondamentale per vincere le partite. Quindi queste sono scelte che sto facendo in questo momento in attesa che questa squadra riprendi la possibilità di potersi giocare le partite anche dal punto di vista fisico, non solo tecnico, perché il fatto di essere una squadra di qualità è determinante, però se poi tu le partite le fai come insomma, l'ha fatto più o meno l'Aquila in questi ultimi periodi, ti fa venire il dubbio. Io faccio queste scelte poi. Però spero di poter dare col contributo dei giocatori che magari in questo momento sono esclusi, qualcosa in più alla squadra. Quindi, e questo è il mio intendimento.